C'è un giovane cittadino cesano che si chiede se sia utile questa carta giovani, ovvero che servizi offre questa carta giovani. Sì, innanzitutto buonasera a tutti quanti. La prima festa democratica, secondo me, la prima serata della prima festa democratica è stata un successone per la partecipazione sia dei massimi dirigenti del nostro partito a livello campano e provinciale, sia per il pubblico. Per quanto riguarda la domanda del giovane in merito alla carta giovane, la carta giovane è utile? La carta giovane è utile per chi la richiede e per chi la utilizza. La carta giovani è uno strumento che consente a colui che la possiede di avere degli sconti e delle agevolazioni in degli esercizi commerciali che si sono convenzionati. Al riguardo voglio aprire una piccola parentesi per ringraziare tutti gli esercizi commerciali. Al momento sono convenzionati 21 esercizi commerciali, il 90% dei quali è di Cesa, e appunto voglio ringraziare tutti questi titolari di questi esercizi commerciali perché hanno immediatamente aderito a questa iniziativa. La carta giovani è distribuita gratuitamente a tutti gli abitanti, tutti i residenti di Cesa che hanno l'età compresa tra i 15 e i 30 anni. Basta andare a Corso Umberto, dove ha sede la biblioteca, con una fotocopia della propria carta di identità, si riempie un modulo semplicissimo e si ottiene nel giro di 2-3 giorni la carta giovani personale. Il giovane con quella card decide, per esempio, di andare a mangiare una pizza nel ristorante e non nella pizzeria convenzionata, e il fatto di possedere quella card gli riconosce uno sconto sul prezzo finale. Decide di andare in palestra, nella palestra convenzionata, e ogni mese avrà uno sconto sulla retta. Decide di andare ad acquistare un libro e nella libreria convenzionata avrà lo sconto. Cioè, è utile, secondo me è utile. Cioè, quando io ho 36 anni, se all'epoca, quando avevo 15-16 anni, un'amministrazione avesse avuto la volontà, ecco, di fare la carta giovane, io come giovane sarei stato contento. Ovviamente la CARD è tanto più utile quanto maggiore sarà il numero di convenzioni stipulate. E per ricollegarmi a quello che diceva Stefano Verde prima sulla cultura, sulla formazione, che poi sono, diciamo così, gli ingredienti fondamentali su cui si fonda una società, una comunità. Cioè, se io voglio investire sulla solidità di una comunità, devo investire in formazione, in conoscenza. Ecco, per esempio, una convenzione che sto cercando di attivare, perché so che purtroppo c'è stato un notevole abbandono scolastico dopo la scuola dell'obbligo, dopo la terza media, dopo i primi anni delle superiori. Ecco, mi piacerebbe poter convenzionare degli istituti che permettano a questi giovani che hanno deciso di riprendere a studiare, che permetta appunto a questi giovani di avere degli sconti e delle agevolazioni. Penso che dai primi incontri che ho avuto con alcuni dei gestori di questi istituti, penso che sia fattibile. Ci sono al momento allo studio anche altre. Mi piacerebbe, per esempio, far sì che alla carta giovani sia integrato un pacchetto cultura. Cioè, mi piacerebbe che un giovane, il ragazzo o la ragazza con la card giovani si reca al Museo delle Cere a Caserta, a Salleucio, e non solo scopre che a Caserta, a Salleucio, ci sta il Museo delle Cere, che è uno dei più grandi d'Europa e che
penso che pochi sappiano, no? Non solo scopre che qui a quattro passi abbiamo uno dei musei delle cere più grandi d'Europa, ma gli viene anche riconosciuto uno sconto all'ingresso. Penso di aver risposto.